Questo è un garden park, chi non lo conoscesse, siamo un parco scientifico tecnologico e siamo quelli che ospiteranno l'evento prima presentato del Climaton. Come parco scientifico tecnologico ci occupiamo di divulgazione dell'innovazione all'interno dell'impresa e della pubblica amministrazione. Parlerò dell'auto che si ricarica in discarica, eccola. Questa auto è stata elaborata dal CRF nell'ambito di un progetto su piattaforma della regione Piemonte, finanziato quindi in quell'ambito, partito 4 anni fa, terminato l'anno scorso. L'obiettivo era quello di elaborare un'autovettura con una motorizzazione a bassissimo impatto ambientale, alimentata con miscele di metanogeno, con un sistema evoluto ibrido-elettrico di propulsione, sistema evoluto per lo stoccaggio di gas alleggerita, dove il punto fondamentale legato alla circolare ovviamente è quello del carburante con l'utilizzo di una miscela di metanogeno prodotta dai rifiuti. C'erano moltissimi partner, anche perché le tecnologie e l'innovazione coinvolta erano assolutamente ampia, e il coordinatore CRF, qui vedete l'elenco dei partner coinvolti, e i tre blocchi fondamentali che sono stati quelli del powertrain evoluto con l'elenco appunto di sviluppo tecnologico che ho citato prima, quello dello stoccaggio del gas, e quello legato invece proprio alla produzione del biocarburante da rifiuto. Auto che si ricarica in discarica, molti di loro avranno subito pensato, come infatti è, al metano, al biometano. Il sito nell'ambito del quale la vettura dimostrativa è stata rifornita, il sito di Acciapina Polese, che tratta i rifiuti organici della città di Torino. Effettivamente il tema del biometano è un tema attuale perché quest'anno sono state approvate le consentono l'immissione in rete, ci sono, c'è anche un decreto legislativo che in questo momento permette di stabilire chi deve fare l'allacciamento alla rete e sono in ambito di approvazione gli incentivi per il biometano per l'immissione in rete in Italia sembrerebbero ancora, non sono definitivi, ma sembrerebbero dare una certa spinta all'utilizzo per l'autotrazione, quindi per orare con l'utilizzo del biofuel derivante dai rifiuti che si propone in questo progetto. Qui in questo grafico vedete una diminuzione del 42% delle emissioni grazie a questa autovettura. Di questo 42%, partendo da una panda diventata benzina, una parte era data proprio da questo carburante che non era soltanto biometano, ma era una miscela con idrogeno. Ci siamo quindi occupati della parte di produzione della miscela metano-idrogeno dai rifiuti, dove l'idrogeno è prodotto per via fermentativa, identicamente come il metano. Grazie a una lavorazione dei percorsi metabolici che permettevano di stoppare di fatto la produzione a un certo livello e avere una miscela che con 30-35% di idrogeno permetteva l'ulteriore riduzione delle emissioni che prima avete visto. Il progetto è stato prima sviluppato in scala pilota nei nostri laboratori, che immagino qui vedete, e poi è stato esportato nel sito di Acea, dove appunto vanno i rifiuti di Torino. Questa è la parte biometana che già era parzialmente implementata nel sito, è stata ulteriormente perfezionata. Questo è l'impianto invece di produzione di idrogeno che è stato realizzato per il progetto che è stato unito all'esistente, e questa è l'auto che si ricarica con carburante prodotto dai rifiuti urbani della città di Torino. Grazie.